Salve a tutti ragazzi, sono Zoimeste e oggi sono qui con un nuovo video un po' più veloce e diverso del solito. Parliamo quindi di Black Ops 3 e in particolare della mappa The Giant, la nuova mappa appunto remake di Darius che è stata annunciata, di cui ci hanno mostrato il trailer qualche giorno fa. Io sulla mia pagina Facebook, dove vi invito a mettere mi piace se non lo avete già fatto, la pagina Zombiebest, ho già pubblicato la versione sottotitolata in italiano di questo trailer e prima di andare appunto a parlarci ve la mostro. This ain't funny, Doc. Turn around. Slowly. Do you know who I am? Yeah, we know. That's why you better do exactly what we say. A great evil approaches. There is a chain of events that must be set in motion. The future hangs by a thread. You must awaken the test subjects. Richtofen! Whatever you're thinking of doing, don't do it! You do not want to meet what's on the other side of that door! You cannot begin to comprehend the great evil you could unleash! Richtofen, I thought we were done with this! What can I say, Dempsey? Things change. Only a fool would dare to change history! I am no fool. What I do only to secure a better tomorrow. Yeah, well, let's see if we live to see it. Allora, a parte l'hype esagerato che abbiamo tutti, rivedendo finalmente i vecchi personaggi e sapendo che la storia in qualche modo si ricollegherà a Origins, io volevo appunto andare a analizzare questo aspetto della storia. Quando l'ho pubblicato su Facebook, vi ho chiesto un po' di vostri pareri e vorrei andare a leggerne uno in particolare, scritto da Luigi Spagnuolo. Luigi sostiene infatti che, come dimostrato dal video finale di Origins, vi ricordate dove Samantha diceva "Domani sarà il tuo turno, Eddie"? Ecco, lui sostiene che il domani, che questo domani sia arrivato e che adesso sia il turno di Edward, appunto, di riscrivere la storia. Quindi questo tornare indietro nel tempo, come abbiamo visto nel trailer di The Giant, e uccidere se stesso, Richtofen di Origins che arriva dal teletrasporto e uccide il Richtofen di The Rise, sarebbe quindi un modo per riscrivere la storia, per ricominciare da zero. E sembrerebbe addirittura magari che i personaggi, questa è un'altra teoria avanzata da un'altra persona, non abbiano gli stessi comportamenti. Nicolai non sia ad esempio ricollegabile alla vodka e cose così. Può essere che il carattere dei personaggi cambi anche totalmente, perché magari, essendo trattandosi di una storia completamente diversa, il corso della storia appunto continuerà in modo totalmente diverso e i personaggi potrebbero quindi avere anche questi comportamenti diversi. Che cos'è che dobbiamo quindi aspettarci? Forse un'altra storia che corre parallela alla storia che abbiamo già visto, ma pensata da Richtofen invece che da Samantha? Non lo sappiamo ancora, anche perché a inizio trailer si sentono appunto le radio, come avrete capito, di The Rise. Quindi c'è questo ricordo di
Samantha e Maxis che vengono richiusi nel teletrasporto di Richthofen, che lo aziona e che saluta appunto Maxis. Dopodiché al riazionamento del teletrasporto compare però Richthofen. È stata avanzata quindi anche la teoria che in realtà Richthofen, quello comparso dal teletrasporto, quello di Origins, non sia il Richthofen, ma sia Maxis reincarnato, tra virgolette, nel corpo di Richthofen. Questa teoria avanzata è un po' meno credibile rispetto alla precedente, appunto, del tornare indietro nel tempo per riscrivere la storia, ma comunque è una teoria che mi andava assolutamente di citare. Un'ultima cosa che ho notato nel trailer è che Richthofen, dopo aver ucciso se stesso, si china un attimo sul suo corpo, come se dovesse recuperare qualcosa. Di cosa si tratterà? Secondo me sarà qualcosa riconducibile a qualche easter egg, ma purtroppo non posso avanzare teorie di nessun tipo. E questo era un po' quello che volevo dirvi, le mie idee generali. Ragazzi, io penso che questo Black Ops 3 verrà la modalità zombie almeno. Io sono davvero molto fiducioso nella modalità zombie, sono sicuro che ci soddisferà tutti, che la Treyarch comunque ha sempre fatto un bel lavoro e sta continuando, da quanto stiamo vedendo, a fare un lavoro, a parer mio, eccezionale. Spero che anche voi siate convinti come lo sono io. Qua sotto nei commenti potete dirmi le vostre opinioni, avanzare ipotesi, dirmi cosa ne pensate in generale di questo Black Ops 3 Zombies. Ragazzi, state tutti tranquilli perché vedrete che ci divertiremo un mondo. La Treyarch ha davvero in serbo molte sorprese per noi. Da Zombieverse per quest'oggi è tutto. Vi ringrazio e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao ciao!